Tutti per uno, uno per tutti. Ah, Vinello, ah, re della mezza porzione, ah, tempi già vissuti. C'era un maresciallo della caserma dei carabinieri. Raccontava delle barzellette fantastiche e faceva battute fantastiche. A un certo punto Ettore Scola, che era giovanissimo, ovviamente, che qua ha rigirato la sedia, si è seduto e si è messo così per ascoltare attentissimamente. Tanto che io dissi a miei fratelli, vi faccio vedere che qualcuna di queste battute la sentiremo poi in qualche film, perché lui ha sempre avuto questa tendenza a prendere le cose dalla vita reale, dalla curiosità di questa gente. Nel 73, quando ho fatto il film Tredico Torino, Viaggio nel Fiat Nam, aveva l'esperienza già degli anni precedenti e quindi ha potuto, diciamo, inserire in quel contesto l'emigrato che veniva dal sud con la valigia di cartone. Nel film, se permettete, parliamo di donne, del 1964, che è il primo film che ha fatto da regista, ed era un film ad episodi. E c'era un tizio su un cavallo in Sicilia, si svolge, con un tabarro, che gira intorno a un casolare sperduto, fuori mano, insomma. E c'ha un fucile. E una signora che guarda perché ha paura di questo signore. A un certo punto Ettore Lo Russo grida. Lo Russo è un cognome diffusissimo qui. Il film Anni Ruggenti, che era di Zampa, però lui faceva ha inserito l'avvocatizio. Che viene da qua. Perché a Tredico c'era l'avvocato piccolino, lo chiamavamo l'avvocaticchio. Nel film con Massimo Troisi e Marcello Mastroianni, che ora è, che si svolge a Civitavecchia. Civitavecchia, sì. Lui a un certo punto parla dello scaldalano. Ah. E lo scaldalano qua era colui che guarda, scaldava la lana, si chiama lo scaldalano. Oh. Ed è un termine che non avevo mai sentito. In italiano, a livello nazionale, diciamo. E invece lui l'ha inserito, insomma, lo scaldalano.